Buonasera, il caso Crocetta esplode. Crocetta, Rosario Crocetta è il governatore della regione siciliana. È coinvolto in una trascrizione che è stata diffusa dal settimanale L'Espresso. La trascrizione di una telefonata, di un colloquio telefonico con il suo medico di fiducia, che è anche un primario ospedaliero che peraltro è stato arrestato non più tardi di 2 settimane fa. Nella telefonata il primario, che si chiama Tutino, sparla della allora assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino, dicendo: quella Lucia Borsellino va tolta di mezzo, come suo padre. Il padre di Lucia Borsellino era Paolo Borsellino, eroe italiano, ucciso insieme alla scorta 23 anni fa dalla mafia, nella strage di Via D'Amelio, di cui peraltro ricorre l'anniversario fra 3 giorni. Lucia Borsellino a sua volta, 2 settimane fa, si è dimessa da assessore con parole secche e dure e aveva già preannunciato che non parteciperà né lei né i suoi fratelli alla commemorazione dell'anniversario della strage. Ma il problema, tornando a quella telefonata, è che di fronte a quelle parole Crocetta non si indigna, non replica, non dà sulla voce all'interlocutore, sta proprio zitto. Rosario Crocetta dice di non ricordare minimamente quelle parole e di ritenere impossibile che siano state pronunciate. Di più, la Procura di Palermo dice che quella telefonata, la trascrizione, non è negli atti, ma L'Espresso conferma che quella telefonata esiste, è nelle trascrizioni dei NAS dei Carabinieri ed è secretata. Quindi parrebbe proprio vera, verissima, e di fronte a questo Crocetta si è autosospeso, reclama la sua innocenza, ma attorno a lui c'è una richiesta pressoché unanime di dimissioni. Un caso grave, pesante, e che, lo dobbiamo dire senza ipocrisie, va a colpire un uomo politico che già era stato isolato dalle varie forze, dai vari partiti, compresi quelli che lo avevano sorretto, in primis il Partito Democratico. E questa è vista da molti anche come l'occasione per farlo dimettere. Una bruttissima vicenda, anche per il rapporto diretto tra il Presidente della Regione e quel primario ospedaliero finito poi nei guai giudiziari. Ma ovviamente non c'è solo questo, c'è la Grecia. Questa notte Tsipras è riuscito a far passare in Parlamento tutto il piano concordato con l'Euro Summit, e a questo punto la palla torna alle istituzioni internazionali. Draghi apre decisamente verso Atene, ma negli ultimi minuti si apprende che, parole di Schäuble, ministro delle finanze tedesco, il fondo monetario potrebbe non essere della partita del prestito. Ma ci sono anche altre questioni che riguardano la politica e anche una vicenda nel Trevigiano, nuova protesta anti-immigrati, proprio nel giorno in cui la Merkel, lo vedremo insieme. 30 secondi, i titoli. Lucia Borsellino va fatta fuori come suo padre, la frase shock del medico di Crocetta durante una telefonata col governatore siciliano, che non reagisce, rimane in silenzio. L'intercettazione rivelata dall'Espresso diventa un caso di prima grandezza e anche un giallo che mette comunque all'angolo il Presidente della Regione per quella risposta mancata, per non aver replicato con durezza alle parole del medico Tutino. E la Procura di Palermo smentisce che l'intercettazione sia agli atti, ma L'Espresso lo conferma, è secretata, l'hanno raccolta i carabinieri del NAS che indagavano proprio su Matteo Tutino, poi arrestato per truffa, falso, peculato nell'inchiesta sull'ospedale palermitano Villa Sofia. Crocetta in lacrime, dice non aver mai sentito quelle parole, si autosospende e attacca, altro che metodo boffo, mi hanno ammazzato.
ma da Mattarella a Renzi, da Grasso alla Boldrini è unanime il coro di solidarietà delle istituzioni per Lucia Borsellino. Crocetta sempre più isolato, le opposizioni gli chiedono di dimettersi e anche il suo partito, il PD, considera grave quel silenzio. Il sottosegretario dell'istruzione Faraone, siciliano, si spinge oltre. Crocetta faccia un passo indietro. Si va verso il commissariamento? Ieri notte il via libera del Parlamento greco alle riforme richieste da Bruxelles, sia a larga maggioranza ma con Siriza spaccata, la quasi certezza di un rimpasto di governo. Oggi è arrivato l'ok dell'Unione Europea al prestito ponte di 7 miliardi che servirà fino a fine agosto per le emergenze. Da Draghi, apertura a Atene, la BCE torna ad aumentare a sorpresa la liquidità d'emergenza per le banche greche. Rivolta dei cittadini di Quinto di Treviso nel Veneto, che in segno di protesta per l'arrivo di un centinaio di profughi in due palazzine in cui vivono alcune famiglie italiane, hanno incendiato mobili degli appartamenti destinati ai migranti. Presidente della regione Zaia, dalla parte dei residenti, stanno africanizzando il Veneto. E proprio sul tema dell'accoglienza, la dura lezione in televisione di Angela Merkel a una bambina palestinese, scappata 4 anni fa da un campo profughi in Libano. La cancelliera la elogia e col sorriso sulle labbra le dice chiaro e tondo che deve tornare a casa. Ci sono migliaia di persone che vorrebbero venire qui come te, ma non si può. E il dialogo diventa un caso. Buonasera, è un caso di prima grandezza. Inevitabilmente finirà con le dimissioni di Rosario Crocetta, governatore, presidente della regione siciliana, reo politico, tra virgolette quanto volete, ma sicuramente reo politico per una telefonata che non è stata confermata dalla Procura di Palermo, ma che è sicuramente nelle trascrizioni dei NAS dei Carabinieri, una telefonata di 2 anni fa con Matteo Tutino, suo medico di fiducia, primario ospedaliero, che parlando dell'allora assessore alla sanità Lucia Borsellino diceva: quella Lucia Borsellino va tolta di mezzo come il padre. Ma il padre è Paolo Borsellino, ucciso 23 anni fa dalla mafia, fatto saltare in aria insieme alla scorta nella strage di via D'Amelio. Di fronte a quelle parole non c'è nessuna risposta, né indegnata né di altro tipo Crocetta, e di fronte a questo c'è poco da fare, c'è poco da giustificarsi. Ma vi raccontiamo cosa è successo. Lucia Borsellino va fermata, va fatta fuori come suo padre. Uno stralcio shock di un'intercettazione riportata dal settimanale L'Espresso in edicola domani scatena il terremoto alla regione siciliana. Lo spezzone di una telefonata che sarebbe avvenuta 2 anni fa tra il governatore Rosario Crocetta e il suo medico personale Matteo Tutino, primario di chirurgia plastica all'ospedale Villa Sofia di Palermo, finito in carcere il 29 giugno scorso con l'accusa di falso, abuso d'ufficio, truffa e peculato. È proprio indagando sul medico che i carabinieri del NAS avrebbero raccolto l'intercettazione finita in un'informativa di circa 10.000 pagine, di cui alcune parti sono state segretate e solo gli episodi penalmente rilevanti sono stati riversati negli atti dell'inchiesta che hanno portato in carcere il primario. È per questo che la Procura di Palermo smentisce. Agli atti dell'ufficio non risulta trascritta alcuna telefonata del tenore di quella pubblicata dalla stampa tra il governatore Crocetta e il dottor Tutino, ha detto il procuratore Francesco Lovoi. L'avvocato del medico, oggi agli arresti domiciliari, nega che la frase sia mai stata pronunciata, ma L'Espresso ribadisce quanto pubblicato. La conversazione intercettata fa parte dei fascicoli segretati di uno dei 3 filoni di indagine in corso sull'ospedale Villa Sofia di Palermo, conferma in una nota la direzione del settimanale. Alla frase pronunciata da Tutino
contro Lucia Borsellino, figlia primogenita del giudice assassinato dalla mafia in via D'Amelio nel 92 e assessora alla sanità della regione Sicilia fino alle sue dimissioni avvenute pochi giorni fa, il governatore Crocetta non avrebbe risposto, non avrebbe replicato, sarebbe rimasto muto, in silenzio. Non ho sentito quella frase, forse c'era una zona d'ombra, non so spiegarlo, ha detto Crocetta, che si è autosospeso dalla carica di presidente e ha indicato come reggente Baldo Gucciardi, ex capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana, nominato 2 giorni fa assessore alla sanità, proprio al posto di Lucia Borsellino, di cui oggi forse si comprendono meglio i motivi delle dimissioni. Prevalenti ragioni di ordine etico e morale e quindi personale sempre più inconciliabili con la prosecuzione del mio mandato mi spingono a questa decisione, aveva detto la figlia di Paolo Borsellino facendo un passo indietro il 2 luglio scorso, subito dopo l'arresto di Tutino. Insomma, Lucia Borsellino si era dimessa, non era del tutto chiaro il motivo del suo distacco polemico nei confronti della giunta Crocetta. Oggi forse si capisce di più e si capisce anche perché sia lei sia i suoi fratelli hanno annunciato che non parteciperanno alle manifestazioni pubbliche, alle celebrazioni in occasione del giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio che è tra 3 giorni. Una vicenda bruttissima perché è quella telefonata, smentita, ma sicuramente esistente nelle trascrizioni e dei NAS va spiegata anche. Perché il primario si permette di parlare dell'assessore alla sanità col presidente della regione? Di cosa stavano parlando? Perché quelle parole così dure e terribili e assolutamente ingiustificabili? È tutto questo che diventa come una clava nei confronti del presidente della regione. E subito sono fioccate le prese di posizione politiche. La solidarietà immediata a Lucia Borsellino, l'isolamento di Rosario Crocetta, l'intercettazione shock, il silenzio del governatore siciliano davanti alla frase agghiacciante pronunciata dal suo medico Matteo Tutino mettono sulla stessa lunghezza d'onda maggioranza e opposizioni a Palermo e a Roma. Tutti manifestano vicinanza alla figlia del magistrato ucciso dalla mafia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Matteo Renzi lo fanno con una telefonata. E nessuno giustifica Rosario Crocetta, neppure il suo partito, il PD. Il vice segretario Lorenzo Guerini è netto. Le parole, ma anche i silenzi che emergono dalle intercettazioni, sono gravi, inaccettabili e provocano ribrezzo. Chiediamo che Crocetta chiarisca, anche se il tutto appare purtroppo abbastanza chiaro. Il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, siciliano, quotato come possibile candidato per la presidenza regionale, è ancora più diretto. Sono inevitabili le dimissioni di Crocetta e nuove elezioni in Sicilia. Il gruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana si riunisce. Il capogruppo Antonello Cracolici parla di impossibilità a continuare. È un accerchiamento, l'affondo finale dopo mesi di tensioni nella maggioranza a Palermo e nel PD tra Palermo e Roma. Una morsa che non si allenta quando Crocetta annuncia la sua autosospensione, né quando si apre il giallo sull'esistenza negli atti processuali dell'intercettazione. La ferita politica è difficile da sanare, fanno sapere dallo Stato Maggiore del PD. La conclusione più probabile sono le dimissioni del Presidente, ma non si esclude una mozione di sfiducia. Le opposizioni vanno all'attacco. Beppe Grillo lancia un hashtag su Twitter, Crocetta dimettiti, e invita a mandarlo al governatore. Chiediamo le immediate dimissioni del presidente della regione siciliana Crocetta perché ormai siamo arrivati al limite. La frase pronunciata dall'amico di Crocetta, Tutino, sull'assessore, ex assessore Borsellino è inaccettabile. È caduto questo velo che c'era sull'antimafia siciliana del PD e di Crocetta. Alessandro Di Battista twitta, Crocetta è indegno, ma occhio, il PD lo scarica non per il bene dei siciliani, ma per piazzare Faraone, l'assassino della scuola pubblica. NCD, UDC, Fratelli d'Italia chiedono la dimissione di Crocetta ed elezioni. Crocetta si deve dimettere, deve andare a casa perché Paolo Borsellino è un simbolo in Italia e è un simbolo che non si tocca. Per Maurizio Gasparri, Forza Italia, l'atteggiamento di Crocetta è ignobile e se ne deve andare. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si rivolge ai siciliani via Facebook. Siete pronti a liberare la vostra bellissima terra? Chiede. E lui, Crocetta, ha avuto una reazione che forse è umanamente comprensibile, ma che la dice lunga anche sul suo isolamento, che non data da oggi. Già da tempo avversari, ma anche
alleati che avevano scavato il terreno attorno. Lasciatemi nella mia sofferenza, nel mio dolore, cui mi sento mi lasci stare, per favore. Piange il governatore al telefono con Repubblica e poi con l'ANSA, che lo informa della smentita della procura. Oggi mi hanno ammazzato, avrei potuto anche farla finita, singhiozza. Ma quanto è potente questa mafia che vuole farmi fuori? Il pianto e la mafia fanno parte della multiforme biografia di Rosario Crocetta, perito chimico, poeta, poliglotta, comunista e cattolico, due volte sindaco antimafia di Gela e devoto alla Madonna delle Lacrime, come il predecessore Totò Cuffaro. Vista con gli occhi di oggi, il giorno del dramma personale e politico, la traiettoria da quel 28 ottobre 2012, giorno dell'elezione alla presidenza della Regione Sicilia, fino alle parole insostenibili del suo amico e chirurgo personale Matteo Tutino contro la figlia di Paolo Borsellino, già assessore alla sanità della sua giunta, intercettate e pubblicate dall'Espresso, è in tutto e per tutto una caduta, o meglio l'accelerazione finale, il precipizio. Era cominciata in un altro modo la storia di Rosario Crocetta, festeggiato dalla sinistra come il primo governatore comunista della storia siciliana. Poteva concedersi di passeggiare tra le sue varie identità, di fare, come scrissero di lui, dell'omosessualità una virtù antimafia, di celebrare Papa Francesco e di lasciare spazio a qualche vanità. Come la chiamo? Governatore? No, presidente. Presidente della Regione Sicilia. Mi sa di cose del passato, c'è quasi un volere, un inviato. Ma è vero che lei seriamente voleva farsi prete quando era giovane? Sì, prete, ma non papa, ovviamente. Perché no? Il marchio DOP dell'antimafia, la giunta di Star, Franco Battiato, lo scienziato Antonino Zichichi, assessori nominati con entusiasmo e licenziati un anno dopo. Poi il recupero del PM Ingroia, incaricato della riscossione, ma con scarso successo. Strategia da Isola dei Famosi, scrisse una firma siciliana illustre, Francesco Merlo. Retrospettivamente, la linea colossale, il profilo istrionico da tutti riconosciuto come tratto del carattere, il virtuosismo rendono più forte il sapore della storia di oggi, dell'aria di ricatto e di melma, di delusione personale per amicizie che hanno portato guai e soprattutto per i numeri e le cronache della caduta politica. 37 assessori nel giro di 2 anni, l'accerchiamento del PD che oggi chiede le dimissioni, il buco da 8 miliardi nel bilancio della regione, gli sprechi non fermati, il sigillo negativo di Grillo, che proprio Crocetta aveva tentato per primo di coinvolgere nella Sicilia. Allora, un laboratorio. Torniamo ad Atene, l'abbiamo lasciata 24 ore fa col Parlamento che stava per decidere sulla sorte del piano Tsipras Europa, mentre fuori sulla piazza Sintagma c'erano gli scontri tra incappucciati e forze dell'ordine, mentre si svolgeva una altrimenti pacifica manifestazione. Cosa è successo? L'ultimo atto si è consumato a tarda notte. Il piano di riforme su IVA e pensioni, richiesto lunedì a Bruxelles dai creditori per poter cominciare i negoziati per il salvataggio, è passato con una larga maggioranza, 229 sì, 64 no, 6 gli astenuti. I primi risultati sono arrivati in mattinata, con l'Eurogruppo pronto a sbloccare un prestito ponte di 7 miliardi e la BCE che ha aumentato di 900 milioni il fondo di liquidità d'emergenza per le banche, che riapriranno finalmente lunedì dopo 2 settimane di serrata. Il cammino verso il lungo e complesso piano di salvataggio dunque prosegue, ma l'ultimo passaggio non è stato indolore. A nulla è servito l'appello di Tsipras che, parlando più volte al Parlamento nella notte, ha spiegato che neanche a lui questo accordo piace, poiché è contrario al programma con cui Syriza è stato scelto dagli elettori. A nulla è servito rivendicare che stavolta le misure toccheranno coloro che ne sono stati finora solo sfiorati, oligarchi, evasori fiscali e corruttori. E a nulla è servito sostenere con passione che chi ha già pagato tanto per la crisi e le misure prese in passato, stavolta sarà risparmiato. L'alternativa, ha ricordato Tsipras, era l'uscita dall'euro, come voleva Schäuble, o il default. Ma il partito, che già in direzione si era spaccato a metà, in aula gli ha sbattuto in faccia ben 32 no. Anche i 6 astenuti e i 2 assenti erano di Syriza. Va da sé che dalla maratona notturna il governo di Tsipras esce indebolito. Adesso si aprono scenari ignoti. Tsipras dovrà affrontare e far approvare altre dure riforme. Lo farà con un governo debole. Probabilmente dovrà cambiare la squadra procedendo ad un rimpasto oppure andare incontro a maggioranze variabili. O infine gettare la spugna e chiamare nuovamente alle urne i greci, probabilmente il prossimo autunno, come ipotizzato dal ministro dell'Interno.
Ma segnare uno spartiacque è stato anche quello che è successo qui in questa piazza ieri sera. Da mesi non si vedeva una così massiccia manifestazione di dissenso politico. Da mesi non si vedevano in piazza scatenare la guerriglia urbana i Black Bloc. Ieri sera, al termine degli scontri, la polizia ne ha fermati più di 30. Tra loro 10 erano stranieri, 4 tedeschi e 1 italiano. Ma dopo quello che è successo stanotte al Parlamento greco, la palla è tornata alle istituzioni internazionali. E il piano Juncker sta per essere varato. La BCE, per bocca proprio di Mario Draghi, ha un'apertura chiara, netta, tangibile, è il caso di dire, di credito nei confronti di Atene, e semmai è il Fondo Monetario Internazionale che potrebbe fare solo da spettatore. Nel giorno in cui il presidente della Commissione europea, Juncker, ha annunciato l'intesa sul prestito ponte da 7 miliardi per far fronte alle necessità finanziarie immediate della Grecia, basterà fino a metà agosto, ha detto, e nel quale l'Eurogruppo ha dato l'assenso di principio al terzo programma di aiuti alla Grecia, gli occhi di tutti erano però puntati su Francoforte, sulla Banca Centrale Europea, chiamata a decidere sull'innalzamento della liquidità di emergenza che fino ad oggi ha tenuto in piedi il sistema bancario greco. Ebbene, Draghi ha annunciato un incremento di 900 milioni, ora è quasi a 90 miliardi, in linea con le richieste della Banca Centrale Ellenica. Le cose sono cambiate, ha detto il numero uno dell'Eurotower, riferendosi al voto del Parlamento greco. Ma il presidente della BCE ha risposto anche alle accuse di aver soffocato le banche elleniche, non fornendo ulteriore liquidità nelle ultime settimane e favorendo la fuga dei capitali, accuse a suo avviso ingiustificate. Scholars. That have suggested that we should... Anzi, ha aggiunto con ironia Draghi, in molti, persino studenti, gli avevano suggerito che la liquidità di emergenza sarebbe dovuta essere tagliata molto tempo fa. Evidentemente non è stato fatto e oggi quella liquidità è stata addirittura incrementata e a sorpresa, perché in molti pensavano che Draghi avrebbe atteso per una mossa del genere la scadenza del 20 luglio, quando la Grecia dovrà restituire all'Eurotower circa 3 miliardi e mezzo più 600 milioni di interessi. Siamo fiduciosi sul fatto che saremo rimborsati, ha dichiarato il presidente della Banca Centrale Europea, incoraggiato dalle notizie provenienti da Bruxelles. La crisi greca e l'Eurosummit dell'ultimo weekend però hanno lasciato ferite ancora aperte, viste le parole di Draghi sull'unione monetaria, a suo avviso ancora imperfetta e fragile e incapace di dare i vantaggi che invece darebbe se venisse completata, ma soprattutto la freddissima frase sul ministro delle finanze tedesco Schäuble e sulla sua proposta di Grexit temporanea. Non farò commenti sulle dichiarazioni di uomini politici, per noi la Grecia è e resta nell'euro, ha detto, mostrandosi poi in linea con il Fondo Monetario Internazionale sul tema del debito ellenico. Non c'è dubbio che vada alleggerito le sue parole, anche queste dalle parti di Berlino non saranno state graditissime. Scholars non vuol dire studenti, ma studiosi, come è noto. Molti studiosi, molti esperti avevano criticato Draghi e immaginato che avrebbe preso posizioni ben diverse da quelle che ha preso oggi. Le borse festeggiano l'accordo della Europa e il fatto che l'abbia votato il Parlamento greco la notte scorsa. Come vedete, vanno su dell'1,5% le borse dell'area dell'euro: Milano 1,67, Madrid 1,54, Francoforte 1,53 e Parigi 1,47. Fuori dalla zona della moneta unica, Londra avanza dello 0,63%. Andiamo a vedere in politica interna invece un ritorno, l'ennesimo ritorno per un personaggio politico che ben conoscete. Sono ancora qui ad affrontare le ire della sinistra e ad affrontare, speriamo di no, ma le eventuali azioni di qualche PM che, non essendo io protetto da nulla, non sono parlamentare, potrebbero anche portarmi a non essere più libero. Se questo dovesse accadere, Cristo, io spero che voi abbiate il coraggio di fare una rivoluzione. Berlusconi torna in scena contro il governo e contro i giudici, parla agli amministratori locali di Forza Italia. Offro 200 milioni a chi dimostra che ne ho pagati 2 al senatore De Gregorio, replica alle accuse di Napoli e quei magistrati che pretendevano il suo accompagnamento coatto. Assurda la decadenza dal Senato e un affronto, attacca avermi tolto il vitalizio.
Il leader azzurro parla come un fiume in piena davanti ai suoi per rilanciare la campagna d'autunno del centrodestra. Elezioni di qui a 2 anni, prevede, senza volerle accelerare, Berlusconi, che vorrebbe cambiare l'Italicum mettendo per tutti le preferenze contro i 100 capolista bloccati, che pure era stata una sua richiesta al tempo del patto del Nazareno. Sulle riforme costituzionali non dice di più, ma un dialogo potrebbe esserci con la maggioranza. Berlusconi promette la ricandidatura a tutti i suoi parlamentari, ma anche agli amministratori locali più capaci di raccogliere preferenze. Non rottamo il partito, assicura, ma vuole anche dar vita a un nuovo soggetto, l'Altra Italia, la Casa della Speranza, dopo aver lasciato quella della Libertà. Berlusconi poi contro Renzi, premier uscito da giochi di palazzo e non dal consenso popolare, perciò in Europa non conta nulla. Di fronte a quella Merkel che nel 2011, racconta il Cavaliere, mi trattò come ora hanno fatto con Tsipras, dopo la speculazione della Bundesbank sui nostri titoli, a Cannes mi offrirono fino a 100 miliardi per colonizzare l'Italia e mandarci la troica. Tornato a Roma, molti dei miei mi avevano tradito alla ricostruzione che avviene nell'auletta di Montecitorio, dove nel pomeriggio altri traditori si riuniscono guidati da Raffaele Fitto, che presenta il simbolo, un leone azzurro, del suo movimento conservatori e riformisti. Berlusconi ci deve spiegare, dice l'ex governatore pugliese, come è possibile attaccare la Merkel e stare con i popolari europei o protestare con la CGIL sulla scuola e oltretutto inneggiare a Tsipras. Una multa pesante ma soprattutto umiliante, visto l'argomento, da 20 milioni di euro all'Italia per inadempienza alla direttiva europea sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Campania. L'ha decisa la Corte europea di giustizia, che alla sanzione ha aggiunto una penale da 120.000 euro al giorno fino a che il problema non sarà risolto. L'Italia era già stata condannata 5 anni fa, ma la sentenza europea non era mai stata applicata davvero. La Corte ha così deciso per la multa. Il Ministero è disponibile alla soluzione del problema, ha detto il Ministro dell'Ambiente. Ma la Campania deve concretizzare il piano presentato dall'Unione Europea. L'emergenza rifiuti dura da ormai 15 anni. Aggiungo poi che la sanzione sarà a carico della Campania. Lo ritengo un principio equo, ha concluso il Ministro Galletti. Vedremo come andrà a finire davvero. C'è però un'altra vicenda che ci porta al nord, al nord-est, nel Trevigiano. Il falò nella notte in via Legnago, a Quinto di Treviso. Bruciano letti, televisori, materassi, presi dagli appartamenti ancora vuoti e appena sistemati per accogliere altri migranti. Esplode così la rabbia degli abitanti di questo condominio dopo l'arrivo ieri di 101 immigrati, inviati dal prefetto nelle abitazioni sfitte di questo stabile, predisposte per loro da una cooperativa. Prima il sit-in in strada, poi un presidio con tanto di tende per passare la notte. Le 10 famiglie che vivono qui proprio non li vogliono. Lei aveva un appuntamento domani per vendere casa. Per vendere casa, la perdo io così, la perdo la casa. Cosa farete ora? Beh, innanzitutto ci batteremo, perché ci sono, noi siamo assolutamente convinti che queste persone vadano rispettate e abbiano diritto ad avere un posto dignitoso, ma anche noi. Queste sono le nostre case, noi abbiamo ancora 28 anni di mutuo da pagare. Gli addetti della cooperativa che ha in carico i migranti cercano di portare loro del cibo, i residenti li bloccano, è quasi rissa, presidiano polizia e carabinieri. Arriva il governatore Zaia che dice subito non condivido l'uso della violenza, poi lancia la sua dichiarazione di guerra contro il prefetto, l'obiettivo è di far portare via gli immigrati. Questa non è una fase emergenziale, qui ci hanno dormito per 4 anni sopra ai problemi e questo è il risultato. Stiamo africanizzando il Veneto, complimenti. Arrivano i tecnici dell'ASL mandati da Zaia e sentenziano. Manca l'allacciamento alla rete elettrica, gli appartamenti sono inagibili. Per la prefettura i locali sono abitabili, l'elettricità è stata ripristinata, forse ci sono 2 o 3 persone in più e in ogni caso non c'è altra scelta. Una comunicazione inviata dal Ministero alla prefettura annuncia il trasferimento di altri migranti, 45 domani, altri 18 sabato. Mentre a Roma la conferenza Stato-Regioni, Lombardia, Veneto e Liguria hanno dato oggi parere negativo sul decreto profughi che assegna una quota di migranti ad ogni regione, gli abitanti di via Legnago si preparano per la seconda notte di protesta. E proprio oggi è diventato virale quel video della presenza nell'ex Germania Est di Angela Merkel davanti a un gruppo di giovani e giovanissimi. Perché è diventato così virale? Perché lì c'è una lezione di come
la cancelliera tedesca intende il tema dell'accoglienza e del respingimento. Fate attenzione perché è in arrivo un'altra controversa lezione di coerenza politica di Angela Merkel. Siamo a Rostock, un tempo Germania comunista. La bizzarria di questa storia inizia dal titolo dell'evento. La cancelliera tedesca infatti incontra alcuni studenti per parlare della vita bella che si fa in Germania. Questo è il titolo. Vita bella che per questa ragazza palestinese, scappata 4 anni fa da un campo profughi in Libano, sta per finire. Lo racconta in un tedesco ottimo e Angela ascolta. Per me è un periodo davvero duro, si avvicina il giorno in cui dovrò andarmene e per questo sto molto male. Anche qui a scuola lo sanno tutti, è per questo che... La cancelliera la interrompe, si interessa e chiede se davvero le hanno detto che dovrà tornare in Libano. È esattamente così. E allora Angela da spettacolo. Sì, ti capisco, tu sei una brava ragazza ed io un politico ed è dura, ma lo sai che in Libano e in altri paesi ci sono migliaia di persone come te che vorrebbero andare via da lì, dall'Africa. Cosa facciamo? Li facciamo venire qui tutti? Lo capisci che non possiamo farlo, dobbiamo risolvere molte situazioni, ma è chiaro che qualcuno dovrà andare via. Sono un politico e non posso che dirti la verità. Da noi chissà come sarebbe andata. Forse una promessa di interessamento ci sarebbe scappata, forse si sarebbe ottenuto uno strappo alla regola. Con Angela e la Germania si interroga, invece no. Non solo, quando la ragazza di fronte a quella risposta cruda e diretta devi tornare a casa, scoppia in lacrime, la cancelliera, dopo averla consolata, le dice: comunque brava, prima hai fatto un'ottima presentazione. La ragazza continua a piangere ed Angela, tornata al centro della sala, spiega ancora che tanta fermezza è dovuta alla voglia di non vedere più situazioni simili. Va detto che la ragazza non godrà più dei benefici di rifugiata perché il Libano non è considerato teatro di guerre che giustifichino appunto lo status di rifugiato a chi riesce ad emigrare verso nord. Il presentatore, prima di chiudere, chiede espressamente se la cancelliera prenderà minimamente in considerazione il caso della palestinese e lei risponde: sì, ma ne abbiamo già parlato poco fa. Sfortunatamente lei non è la sola persona in queste condizioni. Così parlò Angela Merkel. Tra poco, dopo di noi, in onda, puntata lunga del giovedì, ci sono ospiti di Paragone Barra, Augusto Minzolini, Enrico Zanetti, Claudio Borghi, Elisabetta Piccolotti e Mara Maionchi. Noi ci fermiamo. Non ci sono altri, una volta tanto, non ci sono altri fatti dell'ultima ora e quindi vi lascio direttamente in onda, la puntata lunga di In Onda. Noi ci vediamo domani sera, buonasera.